si avvicina, anche per chi non lo festeggia. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, Halloween si avvicina non soltanto come periodo di tempo, ma anche come presenza costante in Italia. Anche perché sto notando, anche dalle mie amicizie, che ci sono tantissimi americani in Italia. Poi a Catania, che c'è la base di Sigonella, ce ne sono forse un po' di più. E tra le mie amicizie si è affacciata una nuova carissima amica, Nancy, ciao, che vuole organizzare un bel party per Halloween per i suoi figli e i compagnetti. Però lei non ha nulla di creativo, mi dice, anche se io non ci voglio credere, mi ha chiesto una mano per avere delle idee per creare dei dolcetti, degli scherzetti e dei gadget per questa festa. E io non mi sono tirata indietro, anche perché ho detto, vabbè, se ci sono persone su Arte per te che lo festeggiano, faccio vedere loro questi gadget, magari possono essere utili. E allora ho pensato oggi di farvi vedere vari modi di fare dei pipistrelli. Alcuni porta dolcetti, altri chiudi sacchetti per i dolcetti. Quindi andiamo di là e andiamo a vedere come si crea questo tetrovolo di pipistrelli. Un tavolo pieno di colori scuri per i nostri pipistrelli per Halloween. Tre modelli di pipistrello, tre utilità: dei portadolcetti, un portasnack singolo e del fermagli chiudi sacchetto. Allora, ci occorreranno delle mollette. Come vedete, io sto riciclando addirittura delle mollette usate, vecchie, e andranno benissimo. Acrilico nero, del cartoncino nero, assolutamente facoltativo se lo avete, della carta velluto adesiva nera, un paio di forbici, una matita e la colla a caldo con la pistola per colla a caldo, ovviamente. Un rotolo di carta igienica ultimato o di Scottex, quello che preferite. Dopodiché ci servirà del cartoncino nero, quindi ci servirà un pochettino di velcro. Io ho questi bottoncini che ho preso alla Lidl e ne userò un pezzettino di questi bottoncini. Ci occorreranno gli occhietti che si muovono. Questi li vendono in confezioni varie in tutti i negozi di cartolerie e belle arti, ma io vi ho insegnato a farli, infatti metto il video tra le schede informazioni. Poi, sempre facoltativo, se l'avrete, della velina nera. Quindi cominciamo subito con il primo progettino. Per il primo progetto ci occorre un cartoncino, delle mollette, la colla a caldo, dell'acrilico, un pennello, forbici, taglia balza e matita. Cominciamo immediatamente. Come prima cosa facciamo la cosa più per cui serve maggiore tempo, cioè dipingere le nostre mollette completamente di nero. Possiamo anche dipingerle direttamente sul cartoncino, perché tanto anche il nostro cartoncino dovrà diventare nero. Quindi prendiamo dell'acrilico e dipingiamo completamente. Ok, sporchiamo completamente le mollette e lasciamole asciugare. Ovviamente ci sporcheremo le mani, ma che Halloween sarebbe se non ci sporcassimo le mani di nero. Ok, adesso mentre queste le mettiamo da parte ad asciugare, noi proseguiamo con la lavorazione del pezzo ulteriore, che sarà fatta sempre su questo cartoncino, e cioè le ali. Adesso io farò le sagome delle mie alucce. Ok, è fatta un'ala, che alla fine ho deciso essere questa. Io, scusate, le misure le prendo sempre mentre disegno, mai prima. La ritaglio e ne ritaglio due per ogni molletta che sto preparando. Cosa faccio? Ne ritaglio una e poi le ricalco, ovviamente. Fatto questo, ne ricalco. Io ho tre mollette, quindi ne ricalco sei. Ok, sono sei con questa, quindi adesso ritaglio tutte le ali. Tagliate tutte le nostre sei ali, adesso
dipingiamole fronte retro, sempre col nero. Adesso dobbiamo attaccare la luce al pipistrello, quantomeno dobbiamo formare il pipistrello. Prendiamo un'ala e diamo velocemente un punto di colla sull'ala, così. Poi molto velocemente qui dove attacca, ecco qua, dove c'è l'attaccatura a rondine, noi facciamo arrivare la nostra luccia da una parte e l'altra dall'altra. Così. Ta-da! E spingiamo bene fino a far aderire. E il nostro pipistrello chiudi sacchetto è bello, è pronto! Guardate che carino! E adesso passiamo al progetto numero 2. Progettino numero 2, occhi finti, cartoncino nero, carta velluto e rotolino di cartigenica o di Scottex, quello che avete. Taglia balza, matita, colla attacca tutto o colla a caldo e cominciamo subito. Come prima cosa prendo il mio rotolo di cartigenica e lo piego esattamente a metà. Così, quindi traccio una mezzaluna qui e una mezzaluna qui, così, ok? Con la matita presso forte e faccio una sorta di incisione. Non prendo le misure, non mi interessa prenderle, a me interessa solamente che questo poi, pressandolo, si pieghi così e formi questa sorta di ansa. Quindi lo faccio da una parte e dall'altra. Io lo faccio a mano libera, voi se volete prendete la misura della parte più profonda e riproponetela nelle due parti. Quindi, e schiaccio. Se volete farlo con cartoncino nuovo, vi ho fatto vedere come fare le scatoline con questa forma. Vi rimando al video che vi metto tra le schede informazioni, perché magari la questione del riciclo non vi piace, allora potete farlo con cartoncino nuovo. Una volta assicurati che il vostro Scottex faccia questo lavoro e che si chiuda da ambo i lati, proseguiamo con il lavoro. Riapriamo il tutto e foderiamo, nel vero senso della parola, la scatolina. Quindi prendo la misura del prodotto che mi servirà, della quantità, tiro via l'eccesso. Questa è appiccicosissima, quindi state attenti perché è un attimo a aggrovigliarvi tutti quanti nella carta velluto. Quindi attacco, lascio il bordino e giro così, giro 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 e attacco. E la mia scatolina è tutta foderata. Ora però devo tagliare l'eccesso. Ok, quindi pieghiamo per ripristinare le pieghe che avevamo fatto prima, da una parte e dall'altra. Pieghiamo bene, non vi preoccupate perché tanto ormai è foderata e lei sta. Ed eccola!
Adesso dobbiamo preparare le nostre ali. Vi consiglio di preparare la sagoma delle ali su un cartoncino terzo che non faccia parte del lavoro, in modo che vi possa rimanere sempre come sagoma da seguire. Naturalmente tutte le sagome che stiamo facendo io ve le farò avere sulla pagina Facebook di Arte per Te Album Halloween, quindi cercate Album Halloween, vi lascio il link naturalmente qua sotto e troverete tutto. Ora io totalmente, vabbè, indisciplinata e a mano libera faccio le mie alucce. Ok, ricavo la mia sagomina, prendo il mezzo da una parte e dall'altra, e voi mi direte perché prendi il mezzo, perché qui vado dritta. E poi piego in due e così le due alucce mi vengono esattamente uguali. Quindi ritaglio la mia sagoma e la riporto su un cartoncino che sia nero. Questa volta mi interessa invece che sia nero, perché siccome ritaglierò a vivo i bordi, se dovesse vedersi da qualche parte, così non si hanno bordi bianchi da cartone di altro colore. Questa sarà l'anima appunto delle mie ali. Giro così. E ripasso. Questa sagoma adesso la ritaglio e voi la troverete sull'album Halloween di Arte della pagina Facebook Arte per Te. Eccole qua le nostre alucce, che comunque io voglio fare diventare pelose come il resto della scatolina. Prendiamo adesso una striscia di carta adesiva, stacco, poggio sul piano da lavoro e adagio le mie ali. Perfetto, quindi una volta appoggiate ritaglio l'eccesso col tagliabalza o con le forbici, come preferite. Ok, rifilate bene bene, non fate perdere la forma, quindi casomai prima siete più grossolani e poi dopo andate a pulire bene bene tutta la forma. Dall'altra parte invece non vi consiglio di coprire tutto, lasciate un centrale senza la carta. Quindi cosa facciamo? Divido questa in due, spiccico, metto giù. Faccio aderire. E naturalmente anche qui rifilo. Ecco il perché del cartoncino nero, perché sennò in questo sandwich di carta velluto qui sarebbe uscito il profilo del colore del cartoncino e non mi sarebbe piaciuto. Quindi ho preferito usare un cartoncino nero come anima. Del resto farlo soltanto di carta velluto non è possibile, perché la carta velluto, come vedete, è troppo molle, quindi ha un effetto stoffa che non mi avrebbe soddisfatto per nulla. Anche qui tac e rifilo. Ok, avremo quindi questo. Non ci interessa se qua è disordinato oppure no, perché poi adesso dobbiamo attaccarlo. Punto di colla a caldo o di colla attaccatutto, prendiamo bene il centro e attacchiamo. Tappete. E poi per finire le nostre scatoline porta dolcetto, che avete capito essere a forma di pipistrello, mettiamo due occhietti di cui mettiamo un punto qua, tac, e attacchiamo. Voilà, togliamo il filino ovviamente, e un punto qua,
tac, e incolliamo. Ed ecco qui il nostro pipistrello porta dolcetti, pronto per la nostra festa di Halloween. Immaginatene tanti in un cestino e ditemi voi se non è un'idea troppo carina. Bene, adesso svolazziamo al progetto numero 3. Anche qui la sagoma lo faccio su un cartoncino bianco in modo che voi possiate vederla e così che voi possiate avere l'orma su cui poi fare diversi pipistrellini. Allora, facciamo la testolina del nostro pipistrello con le sue belle orecchiozze, così, poi la facciotta, un pezzo di facciotta, 1 e 2, vado così molto l'ala da una parte e dall'altra, e poi i piedini, quindi decido quanto voglio che sia lungo e faccio i piedini dove voglio che finisca, le zampine. Io li chiamo piedini perché li umanizzo, non perché non sappia che sono zampine. Ok, al centro possibilmente, sì. E poi da zampina parte un pezzo di ala e un pezzo di ala, e anche qui un pezzo di ala e un pezzo di ala, e faccio in modo che le cose si incontrino. 2 e 3, e questa facciamo 2 e 3, perfetto, si fa per dire. E adesso ritaglio la sagoma. Fatto il mio pipistrello, più o meno, ritaglio la metà che mi piace di più, perché questi lavoretti è bene sempre che siano speculari, e la ricalco su un cartoncino nero, prima da una parte ovviamente e poi giro e ricalco anche dall'altra. E adesso, voi non la vedete, ritaglio questa sagoma. Ed ecco qua il nostro pipistrellino. Ora ve lo fotografo e questa sagoma ve la metto nell'album di arte per te Halloween. Detto ciò, parte facoltativa. Io lo farò tutto unico tema, essendo parte tutto di una unica festa, ma voi potete farlo direttamente con il cartoncino. Io invece userò la stoffa per foderarlo, la stoffa adesiva per foderarlo tutto. Io rimango ogni volta intrappolata in questa... Oh! Bibi! E appiccico così. Dopodiché, col tagliabalz, rifiliamo tutto. Ed ecco qua, tutto foderato. E adesso facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Ecco qua! Adesso ci occorre uno snack. Io ho questi simil... Bounty della Lidl, e il pipistrello deve fare questo lavoro, deve abbracciarlo. Quindi, però, siccome io non voglio che venga meno il nero, prendo un pezzettino di carta velina e avvolgo la mia barretta, chiudo, posso chiudere anche con un punto di colla. Ma io, per rendere il tutto molto carino e far sì che il tutto possa essere poi riutilizzato, quindi che la persona che ce l'ha possa quindi riusarlo, metto un puntone di velcro da una parte e decido a che altezza voglio che stia la mia barretta. Facciamo qui. Metto, appiccico l'altro puntone di velcro direttamente sulla barretta, mi raccomando, non qui, perché poi se l'appiccicate qui magari vi viene appiccicata storta, e vado a far aderire la mia barretta sul pipistrello, così. Mai come in questo caso gli occhi servono al nostro pipistrello per l'espressività del tutto, e gli occhi vanno messi proprio vicini all'apertura alare, quindi qui e qui. E adesso, forza, mettiamo gli occhietti, punto di colla,
e appiccichiamo. Altro punto di colla e togliamo i filini di colla in eccesso. Non abbiamo finito. Prendiamo adesso dei pallini di velcro perché il pipistrello deve chiudersi, quindi deve abbracciare il nostro snack in questa maniera e deve rimanere bello bello chiuso. Per fare ciò cosa facciamo? Uniamo due velcro così, attacchiamo il tutto su una luccia sola e con le forbici ovviamente modelliamo questo velcro. Adesso che ha la stessa forma dell'ala, facciamo abbracciare lo snack da una parte e dall'altra, quindi prendiamo bene la misura e tac, facciamo chiudere l'ala in modo che lui rimanga, vedete, avvolto nelle sue ali, così, con lo snack messo dentro. Ed ecco il nostro terzo pipistrello che poi si aprirà così. Voilà, lo snack potrà sganciarsi e quindi potrà essere ricaricabile in più e più volte. Nel pipistrello portacaramelle vi ricordo che abbiamo utilizzato il rotolino della carta igienica, quindi se vogliamo una cosa un pochettino fatta meglio, chiudiamo un sacchettino di carta così, lo facciamo a misura. Un punto di colla possiamo fissarne l'estremità inferiore, tac, in modo che non si apra, e volendo possiamo mettere anche un puntino di colla qua in modo che questa bustina rimanga appiccicata una volta che noi la alloggiamo nel nostro pipistrello. Tac, lei adesso non si muove più e qua dentro potremo mettere i nostri dolcettini, o così chiusi nella loro scatolina, ed è la cosa che io vi consiglio sempre, oppure sfusi come caramelline all'interno. E anche qui ecco il nostro pipistrello con sorpresa. Prendiamo anche i nostri pipistrelli fatti con le mollettine e adesso sistemo tutto e vi faccio le foto di questo tavolo pieno di volatili paurosissimi. A me piacciono troppo, però sono carinissimi, sono teneri e golosi, gnammi. Va bene, vi lascio le foto ragazzi, basta, ci vediamo dopo. Pipistrelli, così non fanno neanche tanto paura, sono simpatici e soprattutto golosissimi. Le mollettine sono facilissime da fare, l'avvolgi snack è veramente veramente simpatico e la scatolina porta dolcetti è un gadget carino. Ora, se nel vostro palazzo si usa, come oramai anche nel mio, che i bambini vengano a bussare, potete creare dei pipistrelli proprio ad hoc e mettere magari un semplice snack all'interno di quello ad abbraccio, diciamo così, in modo da non dilapidare neanche un capitale e regalare qualcosa di veramente originale e spaventoso. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, non lo mettete all'ingiù, come i pipistrelli, mi raccomando. E soprattutto iscrivetevi qui sul canale, iscrivetevi sulla pagina Facebook e su Instagram, i link li trovate qua sotto. Io vi aspetto sempre su Due Cuori Una Cappa, dove incominceranno prestissimo le ricettine di Halloween, visto che Nancy me ne ha chieste un paio, le farò anche per lei e quindi le farò anche per voi. E poi vi aspetto sempre su Ombretta, dove non so se Halloween verrà trattato, ma vi aspetto comunque. A me non mi rimane che ricordarvi che vi aspetto tutti a Napoli il 7 novembre alle 17:30 alla Fiera Creativa e
Mi raccomando, nel box informazioni trovate il link della fiera, lì dentro ci sarà l'incontro di Arte per Te il sabato 7 novembre, vi aspetto numerosi, venite, mi raccomando, voglio abbracciarvi tutti, ci saranno tanti premietti per voi e ci sarò io ad abbracciarvi, a parlarvi, a conoscervi, quindi vi aspetto veramente a braccia aperte e vi aspetto a braccia aperte qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto! Ciao, ci vediamo la prossima volta! Ciao a tutti ed eccoci pronti per il sorteggio della farfalla dei 500 video di Arte per Te. Scusate il ritardo, ma è stato un periodo veramente pieno per me e posso estrarre solamente adesso il vincitore. Non vi preoccupate, ho eliminato i commenti fuori dal tempo massimo, ho eliminato le mie risposte. Conterò i sorteggi dal primo verso la fine, quindi in ordine dall'ultimo lasciato verso il primo lasciato, vado subito ad estrarre. Vediamo quanti commenti ci sono sotto al video. 178, vado su random.org e faccio 1 di 178. Genera, vediamo chi è il vincitore. 37, vince il numero 37. Contiamo chi è. 35, 36, 37. Lucy e Simo Reito. Ciao Lucia, ciao Lucy. Lo so, è di Catania questa ragazza, tra le altre cose. Lucy e Simo Reito, 500 video che traguardo. Vi auguro davvero ogni bene perché a noi trasmettete tanto sorriso e felicità in ogni video. E da catanese mi sento davvero fiera di avere una compaesana così creativa. Grazie ancora, sarebbe bello ricevere la tua farfalla. Mi sentirei davvero emozionata nel guardarla sempre e sorridere. Magari mi porterà fortuna. Grandissimi bacioni. Lucy, hai vinto! Hai vinto di nuovo perché già un'altra volta avevi vinto un giveaway di Arte per Te. Congratulazioni! Adesso ci sentiamo, mandami una mail che ci mettiamo d'accordo, ci vediamo e ti porto la farfalla. Un grande bacio, grazie a tutti per aver partecipato! Ed eccoci pronti per l'estrazione della maglietta di Arte per Te, quella del video come trasferire un'immagine su stoffa. Adesso ho eliminato i commenti fuori tempo massimo, i miei commenti li ho eliminati quasi tutti, ma non importa perché tanto YouTube non li legge tra i commenti perché ho visto che eliminandoli il numero dei commenti computato da YouTube non cambia, quindi anche se ce n'è qualcuno non verrà contato, anche perché io nel contarli li salterò. Quindi su 135 commenti vediamo chi sarà il vincitore. Facciamo 1 di 135. Incrociate le dita, ragazzi, una maglietta sta per arrivare a casa vostra. Vai! 23, vince il numero 23, del resto se non vincesse lui sarebbe strano, il 23 è fortuna, vediamo chi è. 22, 23, Alessia delle Donne, molto bella la maglietta, molto efficace, da provare. Bene Alessia, la maglietta è tua, arriverà a casa tua se mi manderai il tuo recapito. Quindi, con molto bella la maglietta e molto efficace, la maglietta l'hai vinta tu. Grazie a tutti ragazzi per aver partecipato, non demordete, che i giveaway di Arte per Te saranno ancora tantissimi per tutti voi, lo sapete, io quando provo dei materiali particolari o quando le aziende mi mandano qualcosa, che non era questo il caso, questo l'avevo comprato io, ma sappiate che poi il destino sempre è a voi, quindi grazie, grazie a tutti per partecipare ai giveaway. Noi ci vediamo al prossimo, intanto Alessia delle Donne, complimenti, mandami il tuo indirizzo e la maglietta sarà tua. Un bacio, al prossimo giveaway, ciao!